Amici, adesso parliamo un attimino di radio. No, adesso non vi parlo come al solito di radio DJ, no, parliamo del fenomeno radio in generale. Voi dovete sapere che i successi generalmente partono sempre dalla radio. Infatti si mettono, comincia un primo disc jockey, poi arrivano tutte le radio e poi naturalmente arriva il nostro amico Vittorio Salvetti con Azzurro 84. Bene, per questo disco, per questo gruppo che vi sto per presentare, è successa una cosa simile. Infatti il successo parte dalla radio, esattamente dalla radio inglese. È stato messo le prime due o tre volte, poi il più famoso disc jockey inglese ha detto: questo disco non va, la gente non lo vuole, ha un testo brutto, dice delle parolacce, loro non vanno bene, e quindi io che sono il più grande disc jockey del mondo dico no a questo disco. È arrivato al numero uno in tutto il mondo, Frankie Goes to Hollywood. Frankie Goes to Hollywood. Ecco, e Sorrisi e Canzoni Award for You. Ecco, e questo è il Telegatto Azzurro di Sorrisi e Canzoni TV.
per Frankie Goes to Hollywood come rivelazione straniera 1984. Frankie Goes to Hollywood. Sono Musical Tony Award. È pesante, ma è giusto per loro. Rivelazione dell'estate 1984. Ok, adesso mentre accompagno dietro le quinte il gruppo, ti ridò la linea, Vittorio. Claudio, volevo dirti anche che loro hanno già preso anche automaticamente un altro premio, perché mi hanno detto gli operatori di Jukebox, fra l'altro che sono qui in sala, perché sai che la nostra serata è dedicata in particolare agli addetti e ai lavori, e quindi siamo qui in veste anche cioè proprio nel nostro mestiere ufficiale, che è quello di proporre le cose più importanti dell'estate anche dal punto di vista professionale, che sicuramente saranno fra i partecipanti del Festival Bar, così abbiamo modo anche di dire che su Canale 5 molto presto inizierà la lunga grande estate giovane. Chiediamo scusa a Italia 1 se lo diciamo proprio in questo momento, ma Italia 1 quando Azzurro fa spettacolo lo abbiamo dimostrato. Invece Canale 5 presto inizierà, sì, la lunga storia di Disco Verde, da Chioggia Sottomarina, da Jesolo Lido, Ecco l'Estate, la nuova manifestazione di DJ Star e Video Star, e poi il Festival Bar in Tour e l'Arena di Verona l'8 settembre. E con noi sarà sempre Claudio Cecchetto. Senti, ecco, io volevo fare solo una precisazione. Chiaramente questa cosa del disc jockey che ha sbagliato è successa in Inghilterra, perché qui da noi non succede mai, perché i nostri disc jockey sono forti. E adesso lo vedo. Ecco, vi ringrazio, abbiamo anche qua... E allora viva Frankie Goes to Hollywood!